Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se ancora non l'avete fatto, mi invito come sempre a iscrivervi al canale. Dunque, oggi parleremo di un... non so neanche come definirlo. Io ho scritto, il titolo è un giocatore che la Juve dovrebbe seguire. Attenzione, quando dico dovrebbe seguire intendo seguire, quindi non acquistare. Vuol dire tenerlo d'occhio, perché per me ha delle ottime potenzialità. Poi a dire prenderlo e diventare un fenomeno passano non sai, come da lì in mare c'è tra dire e fare, c'è di mezzo il mare, ma in questo caso c'è di mezzo tutti i sette mari, tutti gli oceani e tutto, quindi insomma è una cosa chiaramente ipotetica. Ma domenica c'è stata la Serie A e c'è un giocatore che particolarmente mi ha colpito. Questo giocatore chi è? Lo scopriamo assieme. Sto parlando di Igor. Sicuramente chi ha visto le partite nel weekend avrà capito di chi sto parlando. Giocatore della SPAL, arrivato quest'anno alla SPAL, giocatore brasiliano del 1998, quindi giocatore giovanissimo, perché stiamo parlando di un giocatore che ha 19 anni, 20 anni neanche, 21 anni, toh. Giocatore veramente, veramente forte, giocatore che mi ha stupito. Intanto 7 febbraio 98, quindi si è sicuro, ha 20 anni compiuti sicuro, quindi ok, ha 20 anni. E dicevamo di questo giocatore che francamente a me impressionato parecchio. Un giocatore che è cresciuto nella Red Bull Brasil, che è praticamente la, come posso dire, la cantera brasiliana del Red Bull Salisburgo, ma di tutta la Red Bull, insomma anche l'Ipsia si rifornisce dalla Red Bull Brasil, perché è una squadra che è fatta apposta per trovare i talenti brasiliani, che comunque gioca in Serie A paulista, ma che non fa parte, ma che gioca in Serie D del Brasileirão, quindi in Serie D brasiliana, ma Serie A paulista, quindi sicuramente squadra che non è che stiamo parlando di uno squadrone eccezionale, però una squadra comunque che in Brasile aiuta veramente tante squadre a scovare molti talenti. Proprio per questo la Red Bull Brasil è una squadra, cioè lui non ha mai giocato nella prima squadra della Red Bull Brasil, perché è stato preso 2 anni fa nella stagione 2016-2017, quindi ormai stiamo entrando quasi al terzo anno. Ha debuttato con il Liefering, quindi facendo 25 presenze 11 25 presenze in seconda divisione austriaca, e poi ha debuttato sempre nella stessa stagione a gennaio nel Salisburgo, ha collezionato 2 presenze in campionato austriaco e 2 presenze in coppa austriaca appunto. Poi ha giocato nel Wolfsberger e nell'Austria Vienna. Ha giocato da gennaio 2018 e poi tutto il 18-2019 nell'Austria Vienna. Ha giocato gennaio-giugno 2018 nel Wolfsberger e 2018-2019 nell'Austria Vienna. E poi quest'anno è stato acquistato dalla SPAL, dove ha fatto 1 presenza. Che dire, ragazzi? Giocatore terzino, giocatore veramente interessante. Ha vinto anche una Youth League col Salisburgo, che ha sempre avuto un'ottima cantera. Un terzino di spinta, molto, che ha spinto moltissimo, ha messo dentro una catervata incredibile di palloni domenica. È un giocatore che tra l'altro è anche bravo nel gioco aereo, ma difende anche decisamente bene. È giovanissimo, perché comunque 20 anni sei pieno ancora della giovinezza. Bravissimo nelle ripartenze, bravissimo nell'uno contro uno. E io fossi la Juve, un'occhiata più specifica su questo ragazzo la darei, perché secondo me è un giocatore che può aiutare la SPAL a far bene, ma potrà diventare un crack, non è che diventerà un crack, ma è un giocatore veramente, veramente interessante, ha giocato secondo me bene domenica e mi ha colpito particolarmente. Infatti tutte le giocate più importanti della SPAL le ha create lui. Quando l'ha tolto Semplici per coprirsi un po' di più, la SPAL è andata completamente in crisi. L'Atalanta ha chiuso la partita facendo praticamente 2 gol in 5 minuti. Segno che comunque è un giocatore importante per l'equilibrio di una partita. Giocatore veramente che mi ha stupito e colpito. Ed è un giocatore che oggettivamente
come ho detto qua, lo terrei d'occhio perché è veramente un giocatore, magari, sapete, tenerlo d'occhio, magari prendere, cioè tenerlo d'occhio, se vale, prendere una prelazione, magari lasciarlo in prestito, non, prendere il cartellino e lasciarlo in prestito ancora a Ferrari, in modo che possa diventare anche comunitario, potrebbe essere veramente una panacea enorme per la Juventus, perché comunque poi di terzini non è che ce ne siano in giro di fenomeni così tanti, secondo me. E sul mercato, quindi secondo me questo è un giocatore che la Juve deve tenere d'occhio e se vale la pena deve opzionarlo il prima possibile, perché dovesse esplodere poi sapete benissimo che, come ho detto prima, non essendoci grandissimi fenomeni in giro per il mondo in questo momento di terzini, vedere un terzino giovane che comunque promette bene potrebbe essere un disastro a livello di mercato, perché poi come diventano come le mosche sul miele, no? Tutte addosso, quindi ma mi fido della Juve, ma sono convinto che la Juve questo giocatore qua lo sta già visionando, perché come ho detto prima, non vuol dire comprarlo, non vuol dire acquistarlo, non vuol dire farlo giocare titolare, tenerlo d'occhio vuol dire visionarlo e capire se è veramente un giocatore che ha il carisma, anche perché la testa, il carisma, la professionalità per giocare alla Juve. Io credo che la Juve ci metterà gli occhi addosso, ecco, mettiamola così. Dunque ragazzi, io chiudo qua questo mio video, ho voluto dire la mia su credo uno dei giocatori che più mi ha stupito in questo avvio di campionato, e a me non resta che salutarvi dall'appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!